la fatica, infatti c'è anche un po' di timore per quanto mi riguarda, però stiamo affrontando e affronteremo un argomento molto importante. Oggi prima di cominciare voglio ringraziare il signor Alessandro Bimba e la moglie Grace Mutu che hanno organizzato tutto questo. Quindi prima passo la parola alla signora che ha dei ringraziamenti da fare. Buongiorno, innanzitutto ringrazio al Comune per averci dato l'opportunità di stamattina qui nel Salone delle Bandiere. Noi abbiamo scoperto il progetto Grano e abbiamo voluto portarlo qui al Comune di Messina perché pensiamo con mio marito che ogni cittadino deve informarsi di tutti i progetti delle persone che fanno in tutta la Sicilia. Ecco, se delle persone si sono riunite per fare un progetto, noi abbiamo tutto il diritto di informarci, di correggere delle cose che forse non vanno in questo progetto e se è un bene per tutti quanti, perché non approfittarlo? Quindi se ognuno di voi che scopre altre persone che fanno altri progetti, sarebbe buono che ogni mese, perché no, ogni persona portasse qui al Salone delle Bandiere progetti diversi per un bene comune. Dobbiamo pensare soltanto a migliorare i progetti, non a criticare i progetti. Grazie. Grazie a lei, grazie a te per averci dato l'opportunità di essere oggi qua. Io sono Pier Di Maria e faccio parte dell'associazione Progetto Sicilia. Tra un po' scopriremo anche di cosa si tratta nel dettaglio, perché magari molti di voi sapranno di cosa si tratta per grandi linee, però oggi avremo l'opportunità di capire esattamente di cosa si tratta. Questa associazione, abbiamo qui la presidentessa che tra un po' prende la parola, è nata da poco per sostenere questo progetto, ma per sostenere anche altri progetti, però questo in questo momento ci sembra quello più importante, perché viviamo una situazione un po' particolare, dalla quale noi vorremmo lanciare l'idea per uscire fuori. Mi preme salutare una persona che è venuta qui oggi apposta per noi, cioè tutti siamo qui apposta per noi, però lei in particolare, perché ci ha prestato gratuitamente la sua opera ed è una grandissima artista, io l'ho conosciuta da poco, ma riesco ad apprezzare già il suo lavoro da YouTube, da internet, eccetera, poi ci siamo conosciuti anche di presenza. Una grandissima cantante che mi piace tanto, conoscevo la sua famiglia, non lei, di nome, la Face, viene da Reggio Calabria, ma ha prestato la sua canzone gratuitamente per fare la colonna sonora di tutti i nostri video quando li mettiamo su YouTube per utilizzare questa operazione. Ed è a lei, grazie. La canzone si chiama Sicilia Antica, potete vedere su YouTube, cercata, perché è veramente molto bella parlare della Sicilia e delle ricchezze che ha la Sicilia e della fortuna che noi abbiamo siciliani. E di questa fortuna noi dovremmo farne tesoro, per stare in tema, perché abbiamo veramente di tutto e piuttosto che far uscire i nostri ragazzi, io sono un ragazzo in mezza età, quindi ormai, però molti ragazzi non sanno che fare, quindi piuttosto che uscire è meglio farli restare qua, in questa terra che noi tutti amiamo. Per questo siamo qua, c'è gente che, amici che vengono da Catania a supporto di questa moneta complementare, c'è il signor Pizzino, parlerò più tardi di lui, e c'è anche una insegnante, una professoressa dell'Università di Palermo, una studiosa che ci dà il suo contributo e sentiremo appunto parlare loro di questo progetto. Lascerei subito la parola alla presidentessa Nenzi e ci sentiamo tra poco, presenteremo tutti gli altri ospiti di oggi. Grazie. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Ovviamente mi collego per i ringraziamenti al collega Di Maria, quindi ringrazio il Comune, ringrazio l'assessore che ho appena conosciuto questa mattina. E sono appunto Luzia Miranda, il presidente dell'APS. L'APS è l'associazione di promozione sociale denominata Progetto Sicilia, che nasce il 9 ottobre ed ha la sua presentazione ufficiale il 30 ottobre all'Auditorium di Gerosa Marea. Diciamo che questa associazione nasce con un obiettivo ben specifico e che si chiama Grano,
Infatti, la nostra associazione promuove il progetto di legge Iniziativa Popolare che vuole l'adozione di un sistema monetario che si chiamerà appunto grano e che non dovrà né sostituire né essere alternativo a quello delle banche centrali europee e cioè all'euro, ma solo complementare. Tutti ci stiamo chiedendo, in prima io quando ho deciso di far parte di questa associazione sino a diventare presidente, ma perché dovrebbe essere importante questo grano? Perché questo nuovo sistema monetario ci consentirà di reperire quella liquidità necessaria che ad oggi manca e che è il problema attuale della crisi, quella liquidità con la quale noi riusciremo a realizzare tutte le infrastrutture e quindi a creare lavoro e quindi a creare occupazione. Infatti, il primo grande obiettivo che noi riusciremo a conquistare utilizzando questo nuovo sistema monetario è proprio realizzare 250.000 posti di lavoro. Noi riusciremo a migliorare il reddito medio delle famiglie, riusciremo ad aiutare le famiglie in difficoltà con circa 10.000 euro l'anno. Ma di questi dettagli, in maniera sicuramente molto più specifica, più precisa, ce ne parlerà colui che è l'ideatore del progetto, ovvero il signor Giuseppe Pizzino. A me, in qualità di presidente, preme sottolinearvi che per poter presentare questo progetto all'ARS, affinché questo progetto non rimanga tale ma diventi una vera e propria legge, noi abbiamo bisogno di 10.000 firme. Perché l'articolo 12 dello Statuto siciliano sottolinea che il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la presentazione da parte di almeno, dico almeno perché vorrei fossero molti di più, 10.000 firme in progetto di legge redatto in articoli. E da qui nasce il mio invito. Partecipate anche voi, insieme a noi, insieme all'Associazione Progetto Sicilia e alla raccolta firme. Noi dal 16 al 23 dicembre saremo in tutte le piazze, in tutti i comuni della Sicilia, impegnati a raccogliere queste firme. Voglio sottolineare una cosa, qualcuno può dire una firma, beh, come tante firme che noi andiamo a scrivere su un foglio di carta. Questa non è e non vuole essere, e credetemi, non sarà una firma banale su un banale foglio di carta. Ma è quella firma che cambierà la nostra vita, è quella firma che diventa l'espressione di un progetto, il progetto di noi siciliani, quei siciliani che adesso non vogliono più demandare, l'abbiamo fatto per tanto tempo, a questi politici, e guardate oggi come siamo. Noi dobbiamo diventare non più spettatori passivi di quello che ci accade attorno e di cui oltretutto siamo vittima. Noi vogliamo diventare protagonisti del nostro futuro, di un futuro che io voglio vedere all'insegna della prosperità. Io voglio che nel futuro di noi ragazzi, scusate, forse non sono più giovanissimo, ma un po' mi inserisco in quel gruppo, voglio che in questo futuro di noi giovani siciliani non ci debba più essere la migrazione. Io voglio crescere nella mia terra, voglio sfruttare le mie potenzialità, le vostre, le nostre potenzialità per dare un volto nuovo a questa Sicilia. Ed in ultimo, consentitemi, io vorrei che questo progetto non si limitasse soltanto adesso a questa raccolta firme che ribadisco avverrà dal 16 al 23 dicembre, ma io voglio che anche i comuni possano partecipare. Ed è questo il senso anche della nostra presenza qui. L'articolo 12 dello Statuto sottolinea che l'iniziativa legislativa spetta così ad un numero di consigli comunali non inferiore a 40. Quindi io, e comincio proprio da qui, dal Comune di Messina, vi chiedo di condividere anche voi questo progetto, perché dall'unione di questi due principi, l'articolo 12 e la raccolta delle firme e i 40 consigli comunali, può nascere davvero un progetto che possa avere ancora più forza e ancora più ego, un progetto dinanzi al quale i nostri politici, i politici dell'ARS non potranno sicuramente ritirarsi indietro, ai quali veramente non rimane che legiferare. Insomma, io vi invito tutti, ciascuno per la vostra parte, a contribuire a questo cambiamento, a contribuire a quella che vuole essere la prosperità della Sicilia e di tutti quanti i siciliani. Grazie. Grazie Nancy. Noi abbiamo presentato questo progetto veramente quasi in tutta la Sicilia, abbiamo girato in lungo e largo, più che a me
organizzata all'Università di Palermo, dove abbiamo introdotto anche il progetto Sicilia in un'università, insieme a dei professori, insieme a degli alunni che sono stati veramente molto bravi e intelligenti ad ascoltare. E, grazie anche alla una ricercatrice, la dottoressa Azzurra Ridolfo, che è appunto del Ministero Palermo. Adesso a lei la parola per parlare ancora ovviamente di progetto. Sì, buongiorno a tutti, soprattutto a Ridolfo, come diceva Maria. E sono stata coinvolta in questo progetto in maniera casuale in fondo, perché come tanti di voi mi sono ritrovata ad una riunione ad ascoltare le linee generali di questo progetto. E allora sono andata un po', il trend mi sono documentata, l'ho studiato, l'ho vagliato, ho avuto degli incontri con il signor Pizzino proprio perché mi ha incuriosito e soprattutto mi ha fatto scattare la molla di una conoscenza più approfondita, perché vedevo delle potenzialità enormi. Come avete già avuto modo di ascoltare, Progetto Sicilia è un progetto per il lavoro, è un progetto che mira alla piena occupazione, è un progetto di sviluppo. Ma non è un progetto come gli altri, perché è un progetto che il signor Pizzino ha definito nei minimi particolari. Alla base di questo progetto c'è uno studio lunghissimo. Il signor Pizzino proprio si è messo a studiare, si è preso dati ufficiali della Banca d'Italia, si è preso dati ufficiali dello Svimez, si è preso i dati ufficiali della Regione Sicilia, si è studiato i conti della Regione Sicilia, ma non solo, li ha confrontati con quelli della Banca d'Italia, ha vagliato il panorama economico e finanziario globale e si è messo in mano anche lo statuto siciliano, perché ha capito che la chiave di volta, in fondo, c'era data proprio da uno strumento che noi abbiamo a disposizione, non speciale ma specialissimo, come dice Pizzino stesso, e che offre delle potenzialità enormi, delle potenzialità di sviluppo enormi. Si è messo a studiare lo statuto siciliano e da questo studio grande, perché devo dire è stato grande, nel settembre del 2012 è nato un libro che è questo, del Progetto Sicilia, ed è stato pubblicato da Armenio Editore, in cui in maniera molto dettagliata noi troviamo tutte le fasi progettuali e attuative di questo progetto che poi il signor Pizzino provvederà a mostrare in maniera proprio visiva. Per quello che mi riguarda, io credo che ci troviamo di fronte ad una crisi economica nuova perché è globale. Se fino a qualche anno fa storici, economisti pensavano che la crisi del 29 fosse stata la crisi delle crisi, oggi dobbiamo convenire che non è così, che siamo di fronte ad una crisi ben più grande e che gli strumenti tradizionali non servono più a garantire un livello di vita dignitoso per tantissime persone. Di conseguenza occorre andare alla ricerca di soluzioni alternative e Pizzino ha trovato questa soluzione alternativa nell'adozione della moneta complementare del grano. Una moneta complementare perfettamente legale che non intacca assolutamente né le leggi nazionali né tantomeno quelle comunitarie e che ha in fondo delle radici finanziarie, economiche ma anche storiche consolidate, nel senso che nei momenti di crisi più grande la ricerca di soluzioni alternative è stata sempre la chiave di volta in fondo e il pensiero che con strumenti tradizionali si possa in qualche modo ritornare allo status quo si è rivelato sempre fallimentare. Tant'è che, per tornare al discorso che facevamo in precedenza della crisi del 29, che
della crisi sono stati varati strumenti economici nuovi, sono state varate, è stato varato un pensiero economico nuovo, mi riferisco a teorie, mi riferisco poi alle varie teorie economiche che ne sono scaturite. Ma per ritornare alla, al discorso centrale che è quello della moneta complementare, noi abbiamo delle dimostrazioni di validità di questo strumento alternativo, delle dimostrazioni che la storia ha rivelato vincenti. Pur con i dubbi distinguo, pur con le differenze che ovviamente in ambito spazio-temporale, in ambito storico è bene sottolineare, la Germania del primo dopoguerra è una Germania che ha vissuto una esperienza di moneta complementare, una moneta complementare che ha avuto una doppia valenza, è servita a far uscire la Germania post-bellica, post-Versailles, da quella crisi di liquidità, da quella crisi economica e finanziaria a cui le potenze internazionali l'avevano condannata, e l'ha fatto grazie ad un grande economista tedesco, economista politico, Schacht, che con l'introduzione dei MEFO, che erano proprio delle obbligazioni che venivano emesse e che avevano un uso esclusivamente interno e che si affiancavano al marco un po' come il grano, le obbligazioni che nascerebbero dall'utilizzazione del grano, dico, con questo tipo di moneta complementare la Germania riuscì a risollevarsi, purtroppo diciamo noi in sede di giudizio storico anche a riarmarsi, a trovare i finanziamenti per riarmare l'industria bellica, che insomma Hitler si avvantaggiò in maniera notevole di questo tipo di operazione, però sicuramente la Germania nazista riuscì, grazie al lavoro di un economista che nazista non era, infatti a Norimberga fu uno dei pochi a essere assolto testualmente per non avere commesso il fatto, proprio utilizzando lo strumento della moneta complementare. Quindi di monete complementari se ne parla, c'è un discorso che la storia ha affrontato, ma che per motivi politici, per forse scarsa considerazione, non è stato mai preso seriamente in conto, e di questa cosa, dico, c'è l'atteggiamento colpevole probabilmente della politica, di materie di moneta complementare non si parla mai seriamente nei dibattiti politici. C'è un grande dibattito economico, monetario, finanziario sull'uso che di questa moneta se ne potrebbe fare, però di fronte ad una situazione di stallo totale dell'economia, di fronte ad una situazione in cui gli strumenti tradizionali non possono assolutamente essere la soluzione, è chiaro che qualsiasi innovazione è da prendere in considerazione e da valutare in maniera seria e attenta, soprattutto uno studio come questo, che io ritengo pregevole perché, come dicevo prima, supportato da dati importanti, che non lascia nulla al caso, cioè che prevede passo dopo passo tutti gli step che ci porteranno all'introduzione di una moneta complementare, come diceva il Presidente, che è assolutamente legale, che non vuole sostituirsi all'euro ma lo affiancherà, che diventerà l'infa vitale dell'economia perché introdurrà liquidità, ma soprattutto dovrà spronare gli investimenti, dagli investimenti il lavoro, e dovrà chiaramente sopperire a quella totale mancanza di alternative, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito, che ormai caratterizza non solo la situazione della regione siciliana, ma la situazione un po' di imprese, di aziende, di enti locali. Insomma, questa chiusura completa, totale di accesso al credito penalizza in maniera irreversibile l'economia siciliana.
siciliana. Mancanza di alternative, sì, ma fino all'approvazione di questa legge, come tutti noi ci auguriamo, che permetterà in tempi molto brevi, senza molti artifici istituzionali, perché lo statuto lo consente, non ci serve niente, come dice lo stesso Pizzino, per riuscire a in tempi brevi a far ripartire l'economia, e che servirà sostanzialmente a vivificare il tessuto produttivo, il tessuto imprenditoriale, ma sarà anche un monito per la classe politica, perché un progetto di iniziativa popolare, cioè utilizzare per la prima volta lo strumento della partecipazione popolare per avere un ruolo politico forte, può essere un monito importante per i politici, perché significa che effettivamente qualcosa si sta muovendo, non siamo più fuoco sotto la cenere, ma questo fuoco vuole veramente venire a galla e vuole mostrare le potenzialità insite nella mente di tanti siciliani operosi, ingegnosi, come sia il signor Pizzino, e una progettualità fattiva, vera, una progettualità che effettivamente può portare ad una svolta in tempi brevi, ad una svolta concreta, con pochi aggiustamenti probabilmente, e con la fiducia che manca in questo momento e che è importantissima per rilanciare non solo l'economia, ma anche la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e sociale siciliana, italiana e germana. Grazie. Mi chiedevo quanti di voi ultimamente sono andati in banca. E ve lo chiedo perché io ci sono stato per una piccola ristrutturazione di casa, ma detto che mi davano i soldi al 10%, che io sono rimasto un po' interdetto, perché proprio il giorno prima a lei anche. Così hanno detto, 10%. Però è così, glielo posso garantire che è stato così esattamente per come ce lo racconto io. Però io mi ricordo tra l'altro che il giorno prima avevamo tagliato ancora la banca centrale il costo del denaro a 0,25, quindi poi io da persona che non è che mi scherza tanto in matematica, però capisco la differenza c'è tra 0,25 e 10 ancora. E mi sono fatto questo piccolo conto che siamo forse un po' fuori da ogni riga. Quanti di voi invece avevano un conto 20 anni fa? E mi ricordo che nel mio piccolo conto, a fine dell'anno, io avevo 10 euro di 10.000 di interesse, era piccolo il conto, ero vinto anche io. Però era una piccola soddisfazione. Oggi invece quando vado a vedere il conto, il mio conto, vedo che c'è sempre una cosa che manca. Sempre, 2 euro, 50. Quindi, non lo so, c'è qualcosa che non va, può essere, signore Banca, il problema di tutta questa situazione. Io me lo chiedo da una persona che non capisce moltissimo di finanza, però purtroppo per quanto riguarda il mio piccolo conto è così, considerando che ho due bambini piccoli e che per me adesso ho la fortuna, la grande fortuna di lavorare, e io spero che i miei bambini domani abbiano la stessa fortuna che ha il papà. Questo era soltanto per cominciare a capire il meccanismo come funziona oggi in Italia dei soldi. Non parliamo poi delle società che devono andare in banca a chiedere qualcosa. Noi lavoriamo con una società che non credo che abbia un centesimo di debito con le banche. O mi sbaglio? Non è. Perché non può avere. non ci poniamo neanche il problema, lavoriamo con le nostre forze. E siamo una delle pochissime realtà, forse noi centesina, che riusciamo ancora a lavorare con le nostre forze, con le nostre idee e tutti i giovani, diciamo, la media sotto i 50 anni. Io sono quello che aumenta la media.
Va bene, detto ciò, voglio passare la parola al signor Francesco Giordano, che è qui accanto a me, è uno scrittore storico di Catania. Lui ci segue pressoché ovunque dove noi andiamo, a sue spese, quindi che noi non abbiamo, non lo possiamo, però è una battuta da dover snammarezzare un attimo, ma rientriamo nella serietà, perché noi siamo molto contenti di averlo ancora qui a raccontarci un po' la storia in breve della nostra Sicilia, se non mi sbaglio, ma anche la sua idea sul progetto Sicilia. Prego. Per essere precisi, seguo da sempre, da quando è nato il progetto Sicilia, da quando è nato, perché l'abbiamo scritto a quattro mani. A quattro mani, sì, questo il libro che qui vedete, nasce dall'idea di Giuseppe Pizzino. Per la parte storica me ne sono occupato anch'io, perché con lui abbiamo deciso di dare anche un'impostazione, essendo la mia attività quella di studioso di storia e di letteratura. Mi sono occupato di questo perché abbiamo deciso di dare, come era giusto che sia, una lettura storico-simbolica di quello che può essere il grano, e quindi sin dal primo momento abbiamo contribuito a costruire insieme questa strada. E oggi sono particolarmente lieto di essere a Messina, che è la città di Orione, questo grande illustre architetto che ha fondato questa città, il figlio di Poseidon, e questo è molto bello, perché tutto non accade a caso, anche che siamo qui nella sala comunale dove ci sono. Mi ero preparato alcuni pensieri sul simbolo, ma il simbolo vedo che ci circonda, perché qui ci sono degli affreschi che risalgono all'anno 19, dice la firma del pittore, l'anno 19 dell'era fascista, che era un periodo di dittatura, ma è paradossale come anche nelle dittature si possa dire che la nostra terra di Sicilia viveva nella libertà. Ora vi dirò brevemente perché. Allora, da dove nasce il discorso del grano? Il discorso del grano ha una valenza simbolica, perché è l'unione che lui poi, Pizzino, ha esplicitato nella copertina. Voi vedete una spiga di grano. Ebbene, la spiga di grano che cos'è? È un simbolo non solo pratico, perché anche perché la Sicilia durante il periodo greco e soprattutto il periodo romano è stata il granaio di Roma, specie dopo la conquista della seconda guerra punica, tanto che qui l'abbiamo citato, quando in Sicilia viene mandato il procuratore Verre, che spoglia e ruba, è un po' un antenato dei nostri politici attuali, quelli del passato e quelli di ora. Cicerone scrive nelle verrine: se nessun chicco di grano arriverà dalla Sicilia, Roma sarà perduta. Oggi non è più così, ma allora era veramente la base della vita il grano siciliano. Ebbene, non era solo un aspetto, come dire, non era e non è solo un aspetto pratico, ma anche un aspetto simbolico. Dal punto di vista storico, noi sappiamo la leggenda di Demetra, tra l'altro qui c'è un affresco che raffigura un simbolo femminile con una spiga di grano in mano. Questo che cos'è? Questo risale ai misteri eleusini. Durante i misteri eleusini, l'iniziato guardava la spiga di grano e rinasceva nuova vita. Questa è una delle tante simbologie, ma ne possiamo citare altre. E la spiga di grano era Osiride che muore e che risorge. C'erano delle figure nell'antico Egitto di Osiride che risorge attraverso le spighe di grano. Il grano viene citato nel Vangelo. Gesù dice: se il grano non muore, non dà frutto. Il grano è legato alla grande madre, che noi nella nostra tradizione cristiana chiamiamo la Madonna. Qui abbiamo la Madonna della Lettera, e ho detto in questi giorni che c'è un episodio che risale alla guerra del Vespro legato a Messina, e cioè che durante la guerra del Vespro la città viene affamata e arriva un vascelluzzo, un piccolo vascello pieno di grano, e la città si sfama. Quindi il grano è sempre stato nella simbologia di tutti i popoli, ma in particolare nella nostra da almeno 2000 anni, perché nelle monete del periodo romano e anche del periodo greco, ma soprattutto in quelle del periodo romano che noi abbiamo ripreso, e ora vi dirò perché, c'è il grano associato alla triscita. È inutile che discutiamo sul significato della triscita, ma qui dobbiamo parlare del grano. La simbologia nasce in quel periodo, in particolare durante il periodo di Sesto Pompeo, cioè di questa
semi-indipendenza siciliana, era il figlio di Pompeo che si proclama Navarco quel periodo del triumvirato, poi viene battuto a Nauplia, qui vicino a Milazzo, in una famosa battaglia navale, e Ottaviano Augusto si impossessa della Sicilia e nasce l'impero romano. Ma l'impero romano non poteva nascere se Ottaviano Augusto, poi divenuto Augusto, non si impossessava della Sicilia. Era lì la battaglia. La moneta che Pippo Pizzina ha coniato, io glielo farò per proprio affettuoso fino a quando la regione siciliana non la adotterà, lui ha scritto proprietà della regione siciliana, ma la moneta l'ha coniata lui. Vede queste due simbologie, la triscele con il grano e la Sicilia dall'altra parte con le nove province, guarda caso nove, non è un caso, nulla è casuale nel nostro discorso. Bene, non è che anche la moneta grano, sempre parlando di storia, non ha un retroterra, ha un retroterra storico, perché a parte che sappiamo che noi come nazione siciliana, perché qui facciamo un discorso anche politicamente sicilianista, abbiamo avuto la facoltà di battere moneta da che siamo stati stati indipendenti, cioè dai normanni. Per essere precisi, anche durante il periodo arabo gli emiri calviti avevano la possibilità di battere moneta. Anzi, l'emiro calvita era di fatto indipendente dall'emirato centrale, cioè che era in Egitto prima. Non c'era già una forma di indipendenza sotto i musulmani. Quando i normanni conquistano la Sicilia, l'autonomia è di fatto compiuta e nasce lo Stato sovrano di Sicilia, che sarà abbattuto dai Borboni, poi dall'Unità d'Italia naturalmente, ma già i Borboni con l'accorpamento del 1816 hanno soppresso il Parlamento. E questo da dire, in questi 800 anni la coniazione c'è stata, una moneta che si è chiamata grano. Noi qui lo diciamo nel libro, questa moneta nasce quando la Sicilia perde il suo re, perché noi il re, il capo di Stato, lo abbiamo avuto residente in Sicilia dal periodo, se vogliamo, musulmano, ma comunque noi siccome ci rifacciamo al cristianesimo, diciamo dal periodo cristiano normanno fino al XV secolo, cioè che fino a quando i sovrani catalani, aragonesi, che poi erano nati a Barcellona e poi sono nati in Sicilia, della casa d'Aragona non si estinguono. In quel periodo la capitale del regno è sempre stata a Palermo, ma poi di fatto era a Catania e a Messina, perché si spostavano questi sovrani, facevano guerra. Il XIV secolo fu il secolo delle guerre. Nel XV secolo la casa sovrana d'Aragona si unisce con il regno, nasce il regno di Spagna con Ferdinando d'Aragona, e in Sicilia comincia l'epoca dei viceré. Contemporaneamente nasce una moneta d'argento che si chiamava grano. A quella noi ci rifacciamo anche dal punto di vista della continuità. Questa moneta viene coniata fino al periodo borbonico, fino a Ferdinando II. Poi l'Unità d'Italia sopprime tutte le monete particolari. Ma qual è il discorso? Il discorso è questo, che questa simbologia serve a non fare dimenticare il nostro passato, perché il passato è la radice del nostro presente e lo slancio che noi dobbiamo avere verso il futuro. C'è un passo del Corpus Hermeticum, un testo iniziale, che dice: massimo peccato degli uomini verso gli dèi è l'empietà. L'empietà che la nostra classe politica ha di non capire che in una situazione di disastro totale, come quella attuale, se non si agisce con una metodologia, tra virgolette, forte, non se ne esce fuori. Ecco la soluzione di Progetto Sicilia. Su questo se ne occuperà Pizzino in maniera dettagliata. Ma quello che voglio dire io è un'altra cosa. Noi dobbiamo vedere la moneta come simbolo, perché è sempre stato un simbolo. Ormai è sganciata da diversi decenni dalla convertibilità aurea. Però il grano, la prima moneta grana venne coniata durante il viceregno, era in argento, e noi sappiamo che le monete d'argento e d'oro venivano tesaurizzate, non solo venivano commercializzate. Ho trovato e ho riportato qui in parte un documento del 1492, cioè quando ci fu l'espulsione degli ebrei. In quel documento, dove si parla della zecca di Messina, mi piace dirlo perché Messina fu una zecca importantissima insieme a quella di Palermo, sporadicamente quella di Catania, ma Messina fu importantissima fino al 600, fino a quando venne soppressa per i fatti famosi dell'alleanza con la Francia. Nella zecca di Messina c'era una forte presenza ebraica e si coniavano delle monete in oro e argento. In questo documento, ripubblicato prima, ripreso dalla Lumina, cosa si dice? Se non facciamo, è un documento che viene mandato da Messina in lingua siciliana al re di Spagna, perché allora si scriveva in lingua siciliana,
pensate che si scriveva al Papa, il re di Sicilia scriveva al Papa in lingua siciliana, non in bianco, in lingua siciliana, e il Papa doveva rispondere, dell'epoca, doveva rispondere in siciliano. Quindi la lingua italiana da noi, anche dal punto di vista letterario, da noi nell'isola si afferma dal XVI secolo in poi. E in questo documento si dice, i commercianti siciliani scrivono al re di Spagna, guarda che se tu butti fuori gli ebrei della Sicilia, che sono quelli che fanno circolare la moneta, noi non avremo più monete contanti in giro. Non credere perché si batte tanto oro nella zecca di Messina che c'è tanto commercio. Il commercio si fermerà, ma si fermerà perché le persone la moneta la tenevano nei sacchetti, la tesaurizzavano, la mettevano sotto dentro. Oggi questo non ha più senso, forse tesaurizziamo l'euro che è un pezzo di carta o una moneta di rame, che cosa tesaurizziamo? Non ci sono più monete d'argento perché non c'è più la convertibilità. Non dico che dobbiamo tornare alla convertibilità, però dobbiamo tornare a capire il simbolo. Allora il simbolo, per questo l'abbiamo chiamato grano. Il simbolo è il seme è la parola di Dio, così dice il Vangelo. Questo Dio è il costruttore di tutto ciò che esiste, a Lui noi ci ispiriamo, anche perché tutto sia giusto e perfetto, diciamo, nel compimento della nostra opera. E per questo nell'avviare l'opera molto profana della raccolta di firme, l'opera molto umana, ma soprattutto anche spirituale, perché sembra, parlando di moneta, che si scenda sempre nella materialità, però il mio ruolo è anche questo, di portare un po' il discorso, come sarà quello del dottore Fortunato che mi seguirà nell'intervento, è quello di portare una ventata di spiritualità e di passione, un discorso che se no si incarta nell'immaginario collettivo, perché se parliamo di moneta ognuno di noi pensa a portafogli, invece la moneta è stata e sarà soprattutto un simbolo. Allora noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo scegliere il cammino della luce o il cammino delle tenebre? Vogliamo scegliere l'ignoranza o il perfezionamento? Noi scegliamo il cammino della luce per andare verso l'occhio che tutto vede, se così si può dire. Grazie. A proposito di moneta, quando la signor Pizzino, già c'è veramente la moneta, l'ha fatta lui con i propri mezzi, ed è una moneta molto richiesta, è fatta in pochissimi esemplari e devo dire che c'è richiesta un po' a tutti i tali. Siamo molto contenti perché vuol dire che qualcosa si sta muovendo, e questo non lo sappiamo perché abbiamo un account su Facebook, uno su YouTube, uno su Twitter, dove abbiamo messo tutti i lavori che il signor Pizzino fa, sotto il punto di vista cartaceo, sotto il punto di vista video, sotto tutti i punti di vista, perché ovviamente lui regala, non fa questo per monetizzare, cioè non ha fatto il libro per venderlo, questo ve lo posso garantire personalmente, e lo potete anche vedere da solo. Quindi dicevo che la moneta che io in questo momento ho in mano per me è una cosa molto bella, perché per me rappresenta qualcosa di nuovo per la Sicilia e per noi siciliani, qualcosa che ci potrebbe dare una spinta in più per muovere questa nostra meravigliosa terra. E lo dico perché ho avuto possibilità di andarne molte volte da qua, e non l'ho fatto per mia mamma e per i miei genitori, ma soprattutto perché qui ho costruito tutto quello che io ho, poco, ma l'ho costruito qua e voglio che rimanga qua. Quindi per questo in questo momento la moneta che ho in mano mi sembra una cosa meravigliosa, perché penso e supporto questa causa, credo che sia ovviamente da elogiare tutta l'operazione, anche se aiutando un po' un'idea io, un'idea a qualcuno di voi, i nostri professori o emeriti sconosciuti come me, per dare supporto a questa situazione. Nessuno mai ha fatto una legge, nessuno, diciamo, del popolo, non è mai nata una legge dal popolo, perché è una cosa molto complicata, molto complessa. Noi ci lavoriamo da un mese e posso garantirvi che si trovano le porte quasi chiuse, nessuno spiega esattamente come stanno le cose, sì, 10.000 firme, come si raccolgono non si sa, aspetta, andare dal messo comunale, la firma da metterla davanti, no, forse in piazza, se la metti là, però, insomma,
nessuno ci sa spiegare esattamente come si deve fare la cosa, però credo che le persone che se ne stanno occupando dell'associazione, che sono anche qui presenti e che ringrazio, siano arrivati al punto che tutto ciò si possa fare regolarmente. Noi siamo convinti che riusciamo a prendere anche di più 10.000 firme, perché molti di noi sono stanchi di subire, di andare in giro e far finta di essere un paese democratico, poi dove invece democrazia non ce n'è, perché non si può fare assolutamente nulla, nulla. Cioè non si può fare neanche in piazza col banchetto a raccogliere la firma se non si hanno 1.000 autorizzazioni, quindi non si può fare nulla. Questa è la democrazia che noi vorremmo esportare anche con le monte altrove, ma quello è un altro discorso. Quindi, a posto di comprare aerei e bombardare gli altri, perché non comprano, perché non mettono questi soldi in giro? Facciamoci questa piccola domanda, non lo fanno. Al governo ci piazzano uomini delle banche. Mario Monti era, io non neanche sapevo chi fosse, è un uomo delle banche. E basta, mi fermo, perché non voglio fare politica e non mi interessa fare politica, voglio dire che la moneta che c'ho in mano credo che sia un'opportunità e io la voglio sfruttare, se non per me, per chi viene dopo di me, anche i miei figli. Non lo faccio per l'applauso, lo dico perché lo sento veramente. A questo punto c'è Sandro Fortunato, che è il dottore, oncologo, medico, bioticista, che anche lui ci segue ormai da sempre, praticamente, dove andiamo e dove quando può viene a trovarci per dire la sua idea sul progetto Cinque. Grazie, buongiorno. Grazie, i ringraziamenti sempre sono doverosi all'inizio i ringraziamenti sono doverosi all'inizio di qualsiasi presentazione, un incontro, un convegno. Nella nostra cultura, di fatto, la posizione di disponibilità, di amicizia che in genere si connota in una situazione di questo tipo, quasi quasi eviterebbe il ringraziamento, perché è una cosa che ci si sente di fare, quindi si dà disponibilità a farla. Al di là di quelli che sono naturalmente le persone che si interessano poi praticamente a far sì che qualcosa si svolga e si svolga nel migliore dei modi. Io penso che il ringraziamento vada fatto a Progetto Sicilia, perché poco fa si diceva la promozione, vi si chiede la promozione di qualcosa che è del bene comune, e forse per questo c'entra l'etica in qualche maniera. Io penso che la promozione è la partecipazione, è pensare che qualche cosa sia parte di noi, piuttosto che condividere solamente l'idea, dicevo, conviverla, questa idea. E questo fa parte del comportamento dell'uomo che crede in qualcosa. Aristotele metteva l'etica nell'ambito della politica. Sicuramente oggi avremmo qualcosa da dire su questo, perché non troviamo comportamenti finalizzati al bene dell'uomo nella politica. Ma d'altronde dobbiamo chiederci anche un'altra cosa: in questo momento noi stiamo facendo politica, non stiamo facendo i politici, ma stiamo facendo politica, stiamo parlando e stiamo cercando di analizzare, di capire, di dibattere un progetto che nasce eticamente. Nasce eticamente intanto nella sua conduzione di ricerca, perché vede uno studio che riesce metodologicamente ad esprimere una ricerca di fondo.
è nell'etica scientifica la ricerca si basa sul metodo, e il metodo usato per il progetto Sicilia è un metodo di studio che ha voluto analizzare nella sua riproducibilità tutti gli elementi che portavano ad una conclusione. Sappiamo benissimo che nella scienza, nella ricerca scientifica, il metodo è quello che conta, e magari non contano i risultati, però il risultato, negativo o positivo che sia, è sempre qualcosa che costituisce un punto di arrivo e insieme un punto di partenza. Se un fatto positivo, un risultato positivo, il punto d'arrivo è quello che determina poi i comportamenti a seguire dal punto di vista positivo. Se invece il risultato è un risultato negativo, di fatto pone con la riproducibilità del metodo gli altri ricercatori in condizione di non dover percorrere quel tipo di obiettivo. E quindi questo è un altro aspetto, diciamo, per cui il progetto Sicilia ha un suo spirito etico. C'è da dire un'altra cosa a proposito del grano, e forse come contraltare. Penso che la maggior parte di noi sappia che il grano di Sicilia è forse uno dei primi organismi geneticamente modificati. Cioè, negli anni 60 si fece in modo di dare degli standard di coltivazione del grano con una tipologia di semente che venne sottoposta a delle radiazioni per assicurare questi standard. Allora, un altro, diciamo, degli elementi che ci spingono a discutere eticamente del grano è quello che non venga modificato geneticamente da chi poi ha interesse a produrre quantità piuttosto che la qualità del grano, dico il grano di Progetto Sicilia, ha già in sé. Questo tipo di incontri, questo tipo di manifestazioni, io credo che abbia questo senso, cioè il senso di poter sorvegliare, poter partecipare e sorvegliare con la presenza, a che quelle che sono le idee che possono migliorare il nostro modo d'essere, il nostro modo di vivere, al di là di quelle che sono le condizioni, si sente parlare spesso, anche oggi se ne ha parlato, di crisi, crisi economica. La crisi economica è fondata su una crisi sociale, su una crisi etica, su una crisi di valori. Di fatto, se pensiamo per un attimo al di là di ideologie che possiamo considerare più o meno ancora esprimente, sì, la condizione di un capitalismo di un certo tipo che va verso l'aspetto finanziario dopo aver consumato quello dell'utilizzo della manodopera, poi quello della distribuzione e dell'utilizzo delle macchine che va verso la finanza, chiaramente ci potrebbe venire in mente come questo sia l'ultimo respiro di qualcosa che orienta al bene di alcuni piuttosto che al bene comune. Quindi ribadisco e concludo che questo tipo di incontri ha il suo valore intrinseco intanto nella partecipazione e non nella promozione. Che ognuno di noi alla fine possa convincersi e non essere persuaso che il progetto Sicilia sia qualcosa di fondante. E per convincersi ognuno di noi deve cercare gli elementi, elaborare gli elementi che vengono fuori da questi discorsi per poter trovarsi poi non in sintonia con il progetto, ma
viverlo e cercare di fare in modo di sorvegliarlo in futuro quando sarà possibile notarne la sua efficacia. Grazie.